La battaglia contro la ludopatia inizia tra i banchi di scuola. Stamani i protagonisti del convegno sulle dipendenze dal gioco, che si è svolto nel Salone Consiliare della provincia di Prato, sono stati gli studenti dell'Istituto Professionale Datini di Prato. Sempre più adolescenti, infatti, hanno problemi di dipendenza da slot machine, gratta e vinci, e il problema non riguarda solo i cinesi. Secondo lo studio realizzato dal progetto Alea, finanziato dalla Regione Toscana, su 250 studenti intervistati fra i 17 e i 20 anni, è emerso che c'è un qualche fenomeno da tenere sotto controllo, piuttosto preoccupante, che è quello che non c'è molta conoscenza rispetto al gioco d'azzardo. Innanzitutto non si conosce, ma questo è un problema comune anche con gli adulti, non si conosce i reali rischi connessi al gioco d'azzardo. Per quanto riguarda i giovani abbiamo notato che c'è una crescita del gioco online e questo è pericoloso perché sull'online, sul web è difficile porre alcun tipo di controllo. Il giocatore tipico della comunità cinese è invece un operaio, ma ci sono anche gli imprenditori, per lo più maschi. I soldi destinati al gioco crescono, arrivano in alcuni casi a 100 euro al giorno e per gli imprenditori fino a 10.000 euro a settimana. Molto diffuso il tipico gioco cinese Mahjong, anche in versione online. La situazione è allarmante a Prato perché i cittadini cercano nel gioco una risposta alla crisi del distretto tessile in modo da mantenere lo stesso tenore di vita.